ったから、今ね、ビア、はい、ヤマキングチーの道具、dico l'olio, a che prova mettiamo l'olio? Non per l'unto del Signore. Lo mettiamo perché impedisce all'impasto di attaccarsi alla teglia e quindi è più facile poi da espandere. Certo, se ci avessimo avuto un pratico pennello le cose sarebbero state più belle, ma non ce l'abbiamo. Tra vedi quanto bello l'impasto. Sai un'altra cosa che avrei potuto prendere e invece mi sono scordato? Il metro. A che serve il metro? A niente. Qual è la quantità di impasto che dobbiamo scegliere? Dipende dalla grandezza della teglia. In genere prendiamo l'area della teglia diviso 2 e più o meno ci viene la quantità di impasto. Poi a seconda se a noi piace più alto o più bassa, uno si regola. Credo fossero intorno ai... Noi faremo dei pennetti da 550 grammi. Come morì di mamma! E lo allarghiamo. Visto che comunque il panetto l'abbiamo appena fatto, l'abbiamo appena messo sulla teglia, io adesso non la stendo, gli do solo un'allargata per rilassarne un attimo l'impasto. Bisogna usare tutte e quattro le dita, tutti e quattro i polpastrelli, spingere dal centro e poi allargare. Non bisogna tenderla, stirarla, bisogna semplicemente premere, schiacciare e andare in fondo. Cominciamo a versare la passata di pomodoro, aggiungiamo un tanto così di acqua, aggiungiamo duro e versiamo. Questo era un litro di pomodoro, ci mettiamo più o meno un cucchiaio raso di sale, manco tutto, via. Aggiungiamo l'olio extravergine di oliva. Ora che torna a galla e fa una bella pozzanghera, direi che va bene. Aggiungiamo anche una puntina di zucchero, che a volte la passata di pomodoro è un po' acida, quindi... Per girare senza sporcare, bisognerebbe tenere il cucchiaio o il mestolo anche, con il culo, un sasso verso l'alto. Qual è il problema della mozzarella? Il problema della mozzarella è che se ne prendiamo una normale, di mucca, di bufala, eccetera, sono buonissime per carità, ma perdono tanto latte e nel forno fanno un degrado ambientale. Quindi cosa suggeriamo? L'utilizzo di un siluro, una mozzarella secca che non perde tanti liquidi e che è l'ideale per la cottura sulla pizza in forno. BioWare, fai uscire Mass Effect 2 con tutti i DLC anche per 360. Gesù, come al solito tu niente, eh? Passiamo adesso alla stesura vera e propria. Come detto prima, schiacciamo usando tutti i polpastrelli. E partiamo dal centro e poi finiamo ai lati. L'importante è stendere l'impasto uniformemente su tutta la teglia. Quindi partiamo sempre dal centro e la portiamo piano piano verso i lati, che poi fisseremo più accuratamente. Punto. Cazzo. Steso l'impasto, aggiungiamo il sugo. Ne versiamo il tanto che basta per coprire tutto l'impasto e lo stendiamo con le dita, preferibilmente. E adesso una generosa spolverata di parmigiano grattugiato. La mettiamo in forno a 250 gradi nel ripiano più basso.
Trascorsi 7 minuti possiamo aprire il forno, tiriamo fuori la pizza e prepariamoci a disporre la mozzarella. Qualora dovessero presentarsi delle bolle, possiamo tranquillamente bucarle con la forchetta o con un coltello. Spargiamo la mozzarella in modo uniforme su tutta la pizza, dal centro, sui lati, sui bordi, ovunque. Non lasciamo spazi vuoti. Ruotiamo la teglia e rimettiamola in forno. Buona la pizza. Trascorsi altri 7 minuti, siamo pronti per sfornarla. Controlliamo, vedi com'è sotto? Che si è tutta colorata? Aspetta. Sì. Sopra è cotta, sotto se si è dorata è perfetta, quindi adesso è finita. Yeah.